avete detto che... No, no, prima la domanda. No, 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 siccome io sto andando di corsa, non lo so perché poi... No, volevo dire che io e Davide abbiamo cominciato questa collaborazione nel 2017, sono già passati 6 anni. Cioè, noi siamo passati nel 2 anni. E devo dire che durante l'anno Davide mi è sempre di supporto. E lo voglio ringraziare perché ancora una volta mi ha dato una spinta in più per fare questa manifestazione. Vabbè, basta. Adesso applaudiamo Manuel di che sta dicendo. No, volevo dire che tra dei clip insomma, che abbiamo visto c'era anche quella di Aladdin. E diciamo che questo riconoscimento ha un accento particolare perché mesi fa. Allora, che cosa stavo qui chiamando Aladdin? Ma allora, che cosa, tu non avevi sentito mai che partiva? Che cosa è successo qualche mese fa riguardo questo personaggio in particolare? Allora, innanzitutto volevo salutare tutti voi che siete qui stasera e approfitto un attimo anche per ringraziare Davide ed Eliana, sia ovviamente per il ricordo di Sergio Fiorentini, al quale tutti noi vogliamo bene, sia anche perché comunque facendoci vedere questo film abbiamo avuto la possibilità appunto di ascoltare dei grandi maestri, chi c'è ancora chi no, comunque insomma un doppiaggio particolare molto, molto ben fatto e che per certi versi magari è anche andato perduto purtroppo. E, beh, un altro grande maestro che abbiamo qui in sala, Carlo Reali. Anche i prossimi maestri, quasi maestri già, che sono Alessio Puccio, Davide Perino, Franca, Antonella Paldini, Marco Carona, Eliana, Claudia. Claudia, scusa, non ti ho visto. E insomma, quindi grazie. Invece, tornando ad Aladdin, sì, ti riferisci a Voci nell'Ombra? Sì, quello è... Sì, sì. Ha vinto il premio Voci nell'Ombra per Aladdin appunto ed è un progetto al quale sono molto legato tuttora perché oltre ad essere diciamo il primo film Disney che ho fatto è anche il primo film cinema dove ho prestato la mia voce anche per il canto e cosa che ho fatto per varie serie TV della Disney però ecco per un film cinema e soprattutto un film Disney non mi era mai capitato ti anticipo nel film la parte doppiata di Jasmine è fatta da Giulia Franceschetti e quella cantata da Naomi Rieccio. Ultimamente da qualche mese ovviamente vengo chiamato spesso ospite in qualche serata oppure in qualche spettacolo per cantare appunto Il mondo è mio e la Jasmine in personale la porto sempre dietro da casa che è la mia ragazza che è Federica Benzi. Vai Federica! Brava Federica! Che oltre a, insomma, ad aver cominciato da un po' anche lei il nostro mestiere, comunque diciamo che la sua prima cosa, il suo primo mestiere in cui eccelle, non lo dico perché è la mia ragazza, ma è il canto. Confermiamo. E quindi lo sentirete da voi adesso se possiamo. Ma ci fanno un omaggio, ragazzi? Un omaggio, sì. Vai! Sì. Sorprenderti a casa.
volta, mi sa. No, già ti ho sentito un'altra volta, però non carico di questa. Ragazzi, ma questa ragazza è bellissima e anche bravissima. Grazie. Facciamo un applauso a Federica. Senti, Davide, ti volevo dire una cosa, ma... No, ma... Dobbiamo premiare... No, dobbiamo premiare prima loro. Allora, leggi questo, per favore. Ah, sì, piccolo dettaglio. Aspetta, sì, aspetta, che io... Ma allora, ti do il premio e tu lo dai a Davide. Okay. Grazie. Questo è un premio. Vogliamo fare... ai giovani e per omaggiare le persone che non ci sono più, per cui sono molto contenta. Fammelo vedere che... Ah, vedi, molto bello. Grazie. E che volevo dire? Questo è bellissimo, mi piace più della questo ogni tanto ci scambiamo i pareri sui premi. Sono molto contenta e vogliamo andare avanti con la seconda clip. Facciamo un applauso, ma...